En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Nicolás Maduro, accusato di colpo di Stato dal presidente del Parlamento venezuelano Julio Borges, che ha chiesto all'esercito di uscire dal silenzio di fronte alla violazione dell'ordine costituzionale. La Corte Suprema ha deciso di assumere tutte le funzioni del Parlamento dopo aver tolto l'immunità ai deputati. Si inasprisce così la crisi politica in un paese economicamente alla deriva. Non sono sentenze contro l'Assemblea, ma sentenze contro il popolo che ha votato per il cambiamento nel paese. Il Tribunale Supremo di Giustizia crede di poter scavalcare il popolo venezuelano. In nome della nazione che rappresentiamo, voglio esprimere chiaramente cosa significa per noi questa sentenza. È semplicemente spazzatura. Il presidente venezuelano concentra adesso tutti i poteri nelle proprie mani, esautorando il Parlamento, controllato dall'opposizione antichavista, che aveva vinto le elezioni alla fine del 2015. Di colpo di Stato di Maduro ha parlato anche Luis Almagro, segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.